Ragazze, bentornato a un nuovo video. Questo sarà un video di spacchettamento, ovvero in realtà ho già spacchettato, però non ho aperto nulla. Quindi ho levato soltanto l'involucro esterno, quindi quello che mi è arrivato del corriere, e ho lasciato appunto il pacchettino per farvi vedere tutto. Ho ricevuto un pacchetto che veramente sono rimasta senza parole, veramente. In realtà sapevo che doveva arrivarmi qualcosa, però ovviamente non sapevo cosa. Sapevo che era del make-up, però non avevo appunto la più pallida idea di cosa mi avrebbero mandato. Ovviamente ringrazio tantissimo Francesca che è stata carinissima con me, è veramente sempre troppo gentile. Sono rimasta veramente senza parole, ecco. Allora, sto parlando di P2 Cosmetics. Sapete tutti, se leggete appunto il mio blog, che io vi ho fatto diversi post dove appunto vi ho messo tutti i santi prodotti che uscivano nello stand, quasi tutti. Vi ho descritto un po' anche i prodotti e tutto, perché appunto è arrivato il make-up in Italia, yeah, finalmente. Quindi si troverà appunto in tutte, magari no, però comunque gradualmente, piano piano, andrà comunque a espandersi sempre di più e sarà appunto presso Upim e OVS come sempre. Quindi non troveremo soltanto gli smalti, ma appunto tutta la linea make-up, il che è bellissimo. Allora, vi faccio vedere cosa ho ricevuto io. Ho ricevuto questa pochettina che vedete è carinissima. Da qui è fatta così, con appunto un po' trasparente a retina, e qui invece ha appunto il logo P2, vedete, Cosmetics. E ora vi faccio vedere cosa ho ricevuto nel dettaglio. Allora, partiamo subito. Allora, apro la pochettina e vediamo quali prodotti ci sono. Partiamo subito dal primo, io pesco a caso, quindi magari saranno in ordine sparso. Allora, questa qui è una matita contorno labbra a lunga tenuta, si chiama Perfect Look Lip Liner ed è questa qui. Ora, questo è l'adesivo, ovviamente, però comunque la colorazione è questa. Questa è il colore 131 Raspberry e non vedo l'ora di usarla perché appunto sapete sono i miei colori preferiti. Si tira così, quindi ha la mina appunto automatica. E ora vi faccio lo swatch, è bellissima, opaca. Guardate che meraviglia, mi piace da morire. Eccola qui. Bella, anche il tratto mi piace, quindi ora la proveremo ovviamente. E vi farò vedere come sempre su Instagram tutto. Allora, poi peschiamo a caso, c'è un rossettino, si chiama Full Color Lipstick. Vedete il packaging è bellissimo con qui impressa appunto P2. Dovrebbe essere la linea, diciamo, un po' meno coprente ma più effetto lucidino. Infatti c'è scritto rossetto Full color lipstick del numero, cercavo la numerazione 140 Put for Glory. E qui è fatto, vedete come è fatto? È molto carino. Ha questo incavo così, e poi qui c'è scritto appunto P2 Cosmetics. Non so se lo metterà mai a fuoco. Ed è un colore bellissimo e sicuramente adatto a questa stagione. Guardate qui, infatti è di quelli sì coprenti, però appunto che rimangono lucidini, quindi non è opaco, ma il colore veramente merita perché è bellissimo secondo me. È una specie di corallo, molto in vena con il mio smalto, sembra quasi uguale, quindi mi piace veramente tanto come colorazione estiva primaverile. Poi andiamo avanti, troviamo un blushino della linea Glow Touch Compact Blush che è il numero 015 Touch of Hibiscus. Anche qui come colori ci siamo, sono i miei. Si chiama, cioè è un fard ultra setoso ad alta pigmentazione a lunga tenuta con primer integrato, quindi dovrebbe avere una resa maggiore e non vedo l'ora appunto di provarlo. Sono 5 grammi di prodotto e il colore è questo qui che è meraviglioso. Vabbè, questa è la confezione e questo è il colore, guardate un po', bellissimo, cioè veramente bello, proprio nelle mie corde. Questo è lo swatch. E
Questa è la colorazione, guardate, bello. E soprattutto mi incuriosisce questa storia del primer integrato che appunto, secondo me, va appunto, dovrebbe andare a aumentare la tenuta e quindi dovrebbe avere una tenuta maggiore blush, tradizionali. Poi ho questo qui che si chiama, vedete, fatto così a spray appunto, fatto in questo modo. Allora, si chiama Perfect Face Prep più Fix Spray. Quindi è una base make-up, c'è scritto 2 in 1, formula leggera e rinfrescante che unisce vantaggi di una base make-up e uno spray fissante per un incarnato perfetto. Quindi non vedo l'ora di provarlo veramente. Poi ho qui un mascara che si chiama Beauty Insider Volume Mascara, che è un mascara volumizzante e che ci piace, rimpolpa il volume delle ciglia senza appiccicarle. Questo qui è lo scovolino, cioè questo qui è il mascara Beauty Insider Mascara. È lo scovolino perché tanto io non posso resistere, quindi lo apro, anche se ne ho aperti 1000, è fatto così, vedete? Quindi classico mascara volumizzante che non vedo l'ora di provare assolutamente per vedere cosa fa. Ho qui una matita che è nera, si chiama Impressive Gel Casual ed è la 010 Dramatic Black ed è un eyeliner in gel. Ah, pensavo fosse una matita, che figo. Vediamola un po'. Sì, è una appunto una matita automatica per occhi che è appunto un tratto in gel, ma una performance da eyeliner, ecco, mettiamola così. Ed è wow, che tratto! Guardate, è nerissimo. Ha un tratto nero deciso, mi piace troppo e non vedo l'ora appunto di provarla. Vediamo se c'è scritto se è waterproof. No, non c'è scritto. Boh, questo poi lo vedrò poi io. E qui c'è lo sfumino fatto appunto qui, in questo dall'altro lato appunto della matita. Poi ho qui un'altra matita occhi, questa si chiama Fantastic Chrome Casual, la 040 Metallic Lapis. Ed è questa qui fatta col tappo blu ed è questo turchese blu, molto molto carino. Anzi, è un blu elettrico, vedete questo qui, cromato, quindi molto metallizzato. Io di queste ne ho altre due che mi piacciono tantissimo, è un lilla e una azzurra forse più chiara, tipo celeste, ed è bellissima, mi piacciono veramente tanto, che le avevo già provate già da tempo. Poi ho un altro prodotto per il viso che si chiama Sunshine Mosaic Bronzing Powder, questo qui. Eccolo qui. Questo qui è la numero 010 Haiti Paradise, terra abbronzante mosaico multicolor per un incarnato abbronzato e estivo. Allora, è questo qui, vedete, fatto così, ricordo tanto Guerlain, un bronzer di Guerlain. Proviamolo a mescolare e vediamo un attimino. Ecco, mi sembrava molto più aranciato, ma poi una volta sfumato, vedete, non è che sia poi così scuro e così aranciato. Quindi anche questo lo proverò, perché per ora mi sono messa in fissa con questi prodotti, quindi figuriamoci se non provo appunto il bronzer. Poi ho una palettina che si chiama Shades of Nude, la 010 Classic Nude appunto, ed è questa qui. Fatta così con queste quattro tonalità appunto neutre. Veramente molto molto carina questa palette, cioè come scelta di colorazioni mi piace tantissimo. Poi ovviamente la proveremo. Vediamo a volo se riesco a farvi uno sboccino. Mi sembrano abbastanza scriventi, vedete, a vederli così. Ovviamente poi c'è da capire la resa, però mi sembrano abbastanza, vedete, scriventi. Ora li ho solo sfiorati, non ho fatto nulla di che, però mi sembrano appunto abbastanza pigmentati. Non vedo l'ora di provarla perché questa qui secondo me è una palettina semplice, veloce per tutti i giorni ed è appunto colorazioni neutre, quindi passepartout da usare veramente sempre. Poi ho un prodotto per le sopracciglia che si chiama Eyebrow Styling Gel, che praticamente questo qui è il numero 020 medium, si chiama Styling Gel fissante per sopracciglia, mi serviva perché ho finito quello che stavo usando e che non lo trovavo, è fatto così e quindi non vedo l'ora appunto di provarlo. Questa è la confezione, lo metto qui,
Eccolo qui. Non vedo l'ora appunto di provarlo. Per finire abbiamo un kit qui, correttore, si chiama Camouflage Kit. Questo qui è lo 030 Medium, kit camouflage 2 in 1 con impeccabile effetto coprente e correttore integrato. Ed è questo qui, ora è specchiato e vi acceco. Però comunque è fatto così carino, mi piace troppo il packaging. Vabbè, qui ha uno specchietto che può essere sempre utile. E qui c'è il correttore, vedete? Allora, c'è, aspettate, questo è il correttore, la parte del correttore, ora ve la metto qui. Nonostante è una colorazione media, mi sembra abbastanza chiaro. Non so se lo vedete, è qui, praticamente. E poi c'è questa polvere, tipo la cipria, appunto, per fissare il correttore, secondo me è fatta così, eccolo qui, forse si vede meglio. E non vedo l'ora appunto di provarlo perché ne ho sentito parlare benissimo da alcune blogger tedesche che seguo e quindi non vedo l'ora appunto di provarlo. Ultimo prodotto e poi ci siamo. È questo qui che si chiama Perfect Face Makeup Base, quindi è una base makeup, il numero 010 Illuminate Me. Fatto praticamente, vedete, è così grande, sembra tipo una crema e praticamente ha, aspettate che qui il dosatore in questo modo a pompetta, vedete, questo è rosellino chiaro pastello ed è appunto un primer, una base appunto primer colorata, ma che poi sì, è rosa chiaro, ma poi vedete si va a uniformare e si va a stendere. Devo andare a vedere perché è scritto tutto in tedesco. Devo vedere, ha un effetto comunque radioso perché c'è scritto Radiant Glowing Complexion. Quindi si può usare da sola o anche come appunto base make-up, ma io la userò come base make-up perché i miei brufoli non mi permettono di uscire solo con questa. E quindi niente, questa era appunto la pochettina, vedete, vuota. Questi erano tutti i prodotti che mi sono stati appunto inviati da P2. Io ancora ringrazio P2, ringrazio soprattutto Francesca. E niente, ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere quale prodotto vi incuriosisce di più, così lo mettiamo subito all'opera. Muah!